per questo evento stratosferico e straordinario con Simone Speranza per la review del nostro follower che un paio di mesi fa ha vinto la classifica per averci onorato della sua presenza per più tempo rispetto agli altri. La schermata che vedete è il torneo di Mazza 74, che qui lo salutiamo, salutiamo anche tutti gli altri, e Simone Speranza che è con noi, vediamo se funziona tutto e c'è. Ciao Simone, benvenuti. Ciao a tutti, mi sentite? Ok, vediamo se ci dicono che è Sentiamo. tutto ok l'audio. Va di ragioniere, non so che significa, mi ha scritto Matteo. Si sente? Vediamo un po'. Scriviamo pure. Ok, allora dovrebbe essere tutto ok. Allora, che cosa facciamo oggi? Vediamo alcuni spot segnati del torneo di Mazza. E abbiamo anche Sistran, saluto a tutti quelli che stanno connettendo adesso e l'analizziamo insomma con l'esperienza e la cultura di Simone. Dico una cosa, faccio una premessa, non è una lezione completa di quello che potete, diciamo, potreste, ecco, usufruire facendovi cocciare da Simone, anche perché vi dico che quando sono avvicinato a questo gioco, ho seguito alcuni coach prima di Simone. Ero affascinato dal gioco. Quando poi ho avuto la possibilità di essere coachato da Simone Speranza, e questo è accaduto tipo un anno e mezzo fa, il percorso con lui, mi sono affascinato ancora di più a questo gioco, anche perché potete soltanto immaginare di come sia bello studiare a 360 gradi questo gioco con l'aiuto di una persona così esperta e precisa nelle lezioni, che adesso vi darà, come dire, soltanto un piccolo saggio della sua esperienza che ha deciso di donarci oggi a tutti quanti, compreso il sottoscritto. Ovviamente poi più tardi fatturerà, ma questo sarà un problema interno. Allora, partiamo con la review di Mazza. Abbiamo selezionato la mano del torneo, che è un D8 da 10 euro, la mano numero 8. Dove succede questo, Simone? Allora, siamo a Bui 2040, occupiamo la posizione di MP1, foldano soltanto OTG, c'è un limp di Mauro Bai 83 che è OTG più 1, noi siamo MP2 o comunque quello che volete dire voi, e decidiamo di overlimpare. Poi c'è uno squeeze da bottone, il call di original raiser o comunque original limper, e noi foldiamo. Questa è la mano, ritorniamo alla nostra azione. Che cosa avrebbe dovuto fare e che cosa era più giusto fare in questo spot? Passo la linea al Simone. Allora, diciamo che di norma in early stage con uno stack così deep contro un singolo limper preferisco sempre isolare. I vantaggi sono tantissimi, a partire dal fatto che prendi l'iniziativa della mano per poi proseguire con ricevere più informazioni dal limper, una serie di motivi che comunque ci porta a preferire solo un range di isolation rispetto a un range di overlimp. Delle situazioni nelle quali potrei overlimpare sono quelle situazioni nelle quali ci sono due o più limp e quindi con alcune mani preferisco andare a overlimpare piuttosto che isolare, considerando il fatto di non avere fold equity e trovandomi poi a giocare un 4-way pot con poca fold equity anche con slot. Quindi in queste situazioni contro un singolo limp preferisco isolare tutto, a maggior ragione su jack suited che è una mano che è sicuramente molto più forte rispetto al suo range di limp. Ok. Quindi vabbè, mi sembra abbastanza chiaro che la condotta sia opinabile, insomma, quella ottenuta da Mazza, soprattutto perché poi folda con una mano, aggiungerei che comunque ha una discreta board equity e che era forse meglio che si vedeva il flop, insomma, detto in maniera volgare. C'è subito una domanda per Simone, vediamo se possiamo rispondere. Vai. Vediamo. Assis Run, che tra l'altro lo conosciamo. Sta anche sculando i massimi. Domanda per Simone: in questa situazione sono d'accordo, ma non è una mossa facilmente esploitabile? Esploitabile,
In che senso? Cioè, alla fine stiamo parlando di un semplice open, qualsiasi tipo di move exploitabile. La size è sui 3.6 bb, ok. Allora, partiamo con il discorso più semplice, quello della size, poi approfondiamo il discorso dell'exploitabile. Allora, io ho delle size standard di open tolti limp, quindi parto da quel presupposto. A ogni limp aggiungo più o meno un big blind con questo tipo di deepness. Quindi in questo caso, se la mia size di open standard sarebbe stata 120, con un limp avrei fatto sui 160 più o meno. Ok. Quindi per 4. Va bene, andiamo avanti. Penso possiamo andare avanti, altrimenti ci soffermiamo anche troppo su questa mano. Abbiamo segnato la mano numero 27. Andiamo velocemente alla mano 27. Si tratta, ecco, abbiamo donna da small blind. C'è un raise da OTG, un flat da hijack e veniamo noi. Mazza decide di completare, quindi di flattare donna donna, e si arriva al flop. Prima di analizzare il post flop, che cosa poteva fare qui Mazza? Allora, sicuramente in questo spot avrei optato per uno squeeze con una size intorno al per 5, diciamo, per due motivi. Uno, perché stiamo giocando con uno stack effettivo di 100x, due, perché la size originaria è per 2, quindi per andare a creare un rapporto stack to pot che ci consente di giocare al meglio questo tipo di starting end, avrei squeezato intorno a per 5 rispetto alla size normale. Qui si potrebbe incominciare a fare uno dei primi discorsi interessanti della review, che è la differenza di range di squeeze in base alla situazione. Io divido i miei range di squeeze in due situazioni: la situazione nella quale mi aspetto di ottenere molti flat o comunque un numero ragionevole di flat, e quella situazione nella quale non mi aspetto mai di ricevere flat. Differenzio i range perché ovviamente abbiamo due scopi, vogliamo ottenere due scopi diversi dello squeeze. Facciamo due esempi per essere più chiari. Magari la prima situazione come questa, siamo 100x, quindi è uno spot nel quale mi aspetterei molto spesso di giocarmi il post flop. E la seconda situazione magari può essere uno spot nel quale apre original raiser 40x, flatta un altro 40x e noi con 40x da small blind decidiamo di squeezare. In questo caso mi aspetterei pochi flat, quindi il consiglio che do è quello di costruire i propri range di squeeze partendo da questo concetto. In ogni caso donna-donna è squeeze in entrambi i casi, quindi per quanto riguarda la soluzione di questa mano è sicuramente raise 1000. Ok, uno squeeze for value, insomma. Sì. Allora, arriviamo al flop. Aspetta, c'è una domanda. Sì. In caso di forbet da parte di uno dei due oppo, lì dipende molto dalle tendenze di chi va a squizzare. Tendenzialmente 100x si può anche pensare di costruire solo un range di flat e non sciovare nulla. Ovviamente poi bisognerebbe avere dimestichezza con gli spot forbettati, che non vengono giocati molto spesso in MTT. Però quello è un altro discorso. Io tendenzialmente nel momento in cui ricevo una 4-bet tendo a flattare. Ok, un po' come il cash game quando sei sempre 100x, quindi c'è sempre una tendenza maggiore a flattare 4-bet. Una domanda la voglio fare io però a Simone, visto che mi fricuccio pure io oggi. È giusto pensare che se hai una tendenza di squeeze anche più ampia di quello che può essere mani di valore come donna e donna più, visto che abbiamo comunque sempre una parte di bluff nel nostro range di squeeze, che Oppo possa forbettare mani, come dire, che sono inferiori a donna e donna? Non credo che sul punto hit ci sia questa tendenza di andare a forbettare jack più in early stage con uno stack di 100x, quindi non penso. Dobbiamo sempre ricordarci che ovviamente, visto, tornando all'exploitabile di prima che ha detto Assis Lan, che più noi aggrediamo più gli avversari dovrebbero reagire. E molto spesso questa proporzione non va di pari passo. Molto spesso, se la nostra aggressione aumenta,
quella dei nostri avversari rimane quasi sempre la stessa, e quindi è proprio questo il motivo per cui diventa molto profittevole aggredire nel field.it di oggi, diciamo. Ok, perfetto, grazie. Allora, nel post flop decidiamo di checkare da small blind. C'è la c-bet flop di il Papa 591 e noi decidiamo di fare call. Penso che su questa dinamica ci sia poco da dire, è un check call abbastanza standard visto il nostro flat, che può essere considerato quasi un trapping a questo punto, insomma, in questa fase qui della mano. Vado avanti? No, in realtà no, vorrei fare un appunto, nel senso che secondo me non è un check call così standard. Cioè, io parto sempre dal presupposto che non mi troverò mai in una situazione di questo tipo. Però si potrebbe anche pensare di check raisare, senza entrare nello specifico, perché sennò incominciamo un discorso che dura due ore. È un po' ampio dopo. Per avere un range di check raise completo, questa qua è sicuramente una mano check raisabile nel momento in cui abbiamo deciso di flattare per flop. Ok. Andiamo avanti, casca un 2, sì, e quindi c'è una doppia coppia sul board. Arfore dice check raise no dai, vabbè, non conviene con diciamo la tua opinione. Arriviamo a un check turn e river, decidiamo di bettare, mazza betta 511 su pot di 1344 e abbiamo il call di Papa. Prima di scoprire le carte, la size è giusta, betteresti un po' di più, non so. Allora, io arrivati a questo punto, giocata così la mano, sizerei sicuramente di più. Per il motivo è semplice: il fish tendenzialmente ci sono delle linee che andrà a bluff cacciare qualsiasi sia la size che verrà usata. Quindi questo qui è uno spot nel quale oppo betta flop, checka turn, e quindi già checkando il turn il piatto non si è ingrossato in maniera tale da poterlo spaventare il river con una size del tipo 850-900. Quindi mi aspetto molto spesso di ricevere dei call anche da mani tipo Asso Aig, qualcosa di questo tipo, e quindi avrei usato sicuramente una size più grossa. Anche perché qui poi tendenzialmente si blefferanno tutte le mani che hanno bucato magari dei draw flop, non so, 5-6 suited, jack 10 suited, sta roba qui che magari possono bleffare river, quindi c'ha la tendenza a prendere valore, insomma, molto più spesso che non foldano niente. Quindi, allora, andiamo avanti, che non ho individuato una strada peggio delle mie review, non ho capito niente, questa domanda non l'ho... No, però l'ha giocato abbastanza bene questo torneo, abbiamo avuto modo di notare. Sì. No, sono serio. Sì, no, infatti, lo dicevamo pure prima. Allora, la mano numero 54 abbiamo segnato. Tendenzialmente se abbiamo segnato su una decina di mani non solo perché non volevamo far vedere chissà quante cose, ma anche perché il resto del torneo è giocato abbastanza bene. Allora abbiamo questo asso 5 off che apriamo con i nostri 30x da hijack e otteniamo un flat da BB. Il flop è asso dama 9 con due picche, c'è il check, noi decidiamo di checkare back, arriviamo al turn. C'è un doppio check anche il turn, si arriva al river e c'è ancora un check. Cosa dobbiamo dire di questa condotta? Pre-flop penso sia abbastanza standard, invece post-flop magari Simone ci dirà qualcosa, vediamo un po'. Allora, sì, per quanto riguarda il pre-flop è un open che ci può stare, diciamo che può anche non essere considerato un open standard, però se abbiamo percepito delle tendenze nitti da parte dei giocatori della nostra sinistra, non perché possiamo anche decidere di fare. Il check al flop è un check che ci può stare nel momento in cui decidiamo di avere una strategia di bet e check al flop, quindi può andare bene. Si può già incominciare a discutere sulla bet al turn, nel senso che quel turn lì è un turn che si può anche pensare di richeccare back. Come si può anche pensare di bettare, la differenza la fa sempre Oppo, nel senso che più Oppo è forte e più Oppo è in grado di costruirsi un range di check raise al turn, più è una mano che si può andare a checkare back. Più Oppo è passivo, più Oppo non
come dicevamo prima, non riuscirà a costruirsi un gran range di check raise al turn, più è una mano che possiamo andare a bettare, perché sono abbastanza convinto che mani tipo 9 jack, 7, 8, 10 jack, dama jack, K dama, K10, tutto questo tipo di mani che può avere pair più gutshot o pair più flush draw, sono mani che andrà sempre a checkcollare. Quindi dipende da che percezione abbiamo di Oppo. Per quanto riguarda il river, una volta che decidiamo di cercare back il river, sull'asso diventa sicuramente bet. Infatti questo è una delle azioni che mi ha lasciato più perplesso della review che abbiamo fatto di questo torneo. Ok, sarebbe anche curioso capire il TP e il perché l'ha fatto, in modo per capire perché se questo check back river è la cosa, diciamo, più strana, ecco, diciamo. Sì, è un po' strano, sì. Allora, andiamo alla mano numero 59, dove abbiamo 10 jack off da big blind. C'è un limp da OTG più 1, overlimp a bottone, e noi cerchiamo back. Sul flop, flop draw, check, decidiamo di donkare il turn questa size. C'è il call dell'original limper, che è Ero Ilf, non so pronunciare i nick come sempre, ragazzi, sbaglio sempre. Quindi qua c'è lo shove e noi decidiamo di foldare. Questa mano scatenerà il commento di tutti i follower sicuramente, però mi interessa il commento di Simone Speranza. Andiamo avanti. Allora, vabbè, preflop tutto nella norma. Post flop check, niente da dire. La prima cosa di cui possiamo discutere è la donk bet al turn, che è una move che sicuramente ci sta. Ogni tanto possiamo anche decidere di checkare qualche jack per non avere solo un range di check fold le volte che checkiamo il turn. Per la size è una size che avrei fatto un po' più grossa, non grossissima come potrebbe essere una donk bet in un altro tipo di spot, però mi sarei girato intorno al mezzo pot. Quando shova direi che non passo mai, perché è vero che comunque l'investimento che stiamo andando a fare è un investimento corposo rispetto al pot generato, però è anche vero che se facciamo un'analisi di quello da cui perdiamo, del range del nostro avversario, quasi non troviamo mani, nel senso che l'unica mano dalla quale perdiamo è asso jack. Lo spot è andato che il nostro avversario overlimpa da bottone e che checka il flop. Questo cosa vuol dire? Che di tutte le combo di asso jack che ci sono nel mazzo, secondo me lui un 10% delle volte le giocherà così, stando larghi. Quindi vuol dire che avrà forse una combo di asso jack, che tra l'altro secondo me possiamo anche escludere. Quindi, considerando che non perdiamo praticamente da nulla, essendo anche convinti che spesso splitteremo ma che mai perderemo praticamente, vado sicuramente a chiamare. Anche perché Fish potrebbe overplayare un po' di roba qui, magari anche delle doppie oppure 9-9, che magari ha deciso di overlimpare, non so, una cosa del genere. Quindi alla fine rischiamo qualche volta, se anche se raramente, di foldare da meglio. Cioè splitteremo quasi sempre, sicuramente, questa è la cosa che va detto, però qualche volta stiamo foldando la mano migliore. Molto raramente lo foldiamo. Ho trovato a volte in game delle situazioni abbastanza strane, dove qua mi hanno, ecco, shovato K10, K9, 9-9. Quindi rischiamo di foldare anche raramente, ma da meglio, insomma. Asso jack è una mano, come ben detto tu, penso che non ci sia quasi mai qui. Allora, andiamo alla mano numero 100, ci sono domande? Ragazzi, non criticate in modo così aspro Mazza, perché mettersi a nudo, ecco, usiamo questo termine davanti a tutti, è comunque un atto di coraggio, e vi dico che il torneo è tendenzialmente giocato abbastanza bene, non è assolutamente una cosa oscena come la state facendo rappresentare adesso. Sbagliamo tutti le mani in game, tutti quanti, non ce n'è uno che non la sbaglia. Mano numero 100 o mano numero 68, mi sembra, no? 68. Forse l'ho saltata io. Ok, 8-7 off, arriviamo da SB e decidiamo di foldare. Qui mi sembra un'azione abbastanza errata. Va bene, Simone, che cosa ci può dire? Qua magari si apre un altro ragionamento, un altro argomento abbastanza ampio. Sì, allora qua, dato che è un day hot, parleremo abbastanza di range di shove, visto che sono situazioni che verranno spesso a...
a presentarsi in un torneo di questo tipo. Questo è uno show abbastanza chiaro. Diciamo che non è che c'è, non c'è molto da dire su, per quanto riguarda i range di shove. L'unica cosa è che vanno studiati, quindi con i programmi appositi si vanno a creare le situazioni e si va a calcolare qual è il range da shovare in base a quello che ci aspettiamo essere il range di call del nostro avversario. Questo qua però posso garantirvi che è sicuramente uno shove. In questo spot si può, in realtà si potrebbe anche andare a sciovare tutto il range, quindi andare a sciovare a TC che si fa un positivo enorme. Se vogliamo limitarci a togliere qualche combo, direi che magari possiamo togliere la parte peggiore off, andare a sciovare tutta la parte suited e basta. Ok, mi sembra abbastanza inutile allungarci troppo. Questa mano andava sciovata, insomma tutti i ragionamenti poi che ne seguono riguardano uno studio abbastanza approfondito delle dinamiche in board blind, che poi vanno rinviate, diciamo, sicuramente ci vuole più tempo per analizzarle. Andiamo alla mano numero 100. Questa è una mano che a me personalmente ha lasciato un po' perplesso, perché per come gioco io, ovviamente, però qua Simone ci dirà un bel po' di cose. Allora, c'è un limp di stelami, noi siamo cutoff e abbiamo asso 5 suited. Decidiamo per il fold, giochiamo circa 25 bui e decidiamo di foldare. Ok, cosa ci dice Simone qui? Ragazzi, allora... Vai, cosa okay, dice? No, rispondiamo, volevo dire solo che risponderà alla domanda di... Assistlan con un attimo di ritardo, insomma, vediamo prima sta mano qui, poi risponde alla domanda sulla imp strategy. Ok, allora qui ne abbiamo discusso prima anche io e te di questa mano, e credo che ci siano tre vie. Partiamo con analizzare le prime due, che sono l'isolation, quindi andare a risare una size tipo 4000, o foldare. Io credo che queste due scelte dipendano molto dalla nostra dimestichezza post-flop nel gestire un piatto dove ci sarà poco margine, quindi dove, prendendo questo esempio, se noi decidessimo di risare 4000 e otteniamo il call di stelami, andiamo a creare un piatto che sarà più o meno di 11-11,5 con uno stack effettivo di 20-23. Quindi praticamente stiamo andando a creare un piatto che è la metà rispetto allo stack effettivo, quindi questo vuol dire che c'è poco margine. Se noi riteniamo di non essere molto confident con questo tipo di situazione, allora è anche percorribile la scelta del fold. In caso in cui, diciamo in caso contrario, quindi nel caso in cui noi pensiamo di essere confident con questa situazione, allora penso che la scelta migliore sia isolare. Non è da escludere neanche l'open shove, perché comunque noi stiamo andando ad open shovare, sì, però anche qua si entra in un mondo un po' complesso. un mondo da scoprire. Sì, perché stiamo andando ad open shovare uno stack di circa 22x, 23x, con praticamente la parte media del nostro range. È una cosa non difficilmente bilanciabile, ma è una cosa che sul punto it può ancora workare, perché funzionare, diciamo, perché comunque andremo ad ottenere sempre dei call un po' troppo stretti dai giocatori della nostra sinistra. Quindi, considerando che il fold ci porta un guadagno zero, considerando che l'open shove ci porta un guadagno, ora non so di preciso quanto, ma sicuramente ci porta un guadagno, potrebbe essere anche... scelta l'opzione dell'open shove rispetto al fold, come avremmo fatto magari con perdita tipo da 2-2 fino a 6-6, 7-7, insomma questo tipo di azione. Esatto. Ok, andiamo avanti con la mano 108. C'era la domanda sulla, la riprendo un attimo sopra, perché della limp strategy? Sì, sulla, okay. La mano 7-8. Credi che l'imp strategy BVB work ancora sul punto hit? Era una domanda generica comunque. Allora, io credo che, per quanto riguarda quella mano specifica, credo che 12x siano un po' troppo pochi per costruirsi una strategia di limp BVB. Credo che funzioni, però credo anche che bisogna poi essere molto preparati per gestire il post-flop.
costruirsi bene tutti i range, sapere che mani andare a check raisare, che mani andare a check collare, che mani check foldare, che mani bettare, tutte cose di questo tipo, e non è una cosa molto 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 scontata. Per questo io consiglio a chi non ha molta esperienza in spot così complicati, perché in uno spot più il range è largo più è complicato, consiglio comunque di proseguire con quello che è stato fatto finora, quindi range di open e basta. Ok. Spera il flat non è percorribile, il flat a sto 5 suited penso sia abbastanza brutto qua, cioè tipo over l'impare. È il discorso che facevo prima in early stage. Qua forse vale un po' meno, però lo metto sempre in pratica. Contro un singolo limp non overlimpo praticamente mai. Ok, andiamo alla mano numero 108, dove questa mano qui bisogna fare un po' di ragionamenti, però insomma abbastanza trovo abbastanza strano il fold io, e Simone che ci può dire qui? Allora c'è lo shove praticamente di Kivok 17, Kiokob 17, li sbaglio tutti ragazzi, ormai non lo sapete, e ci vogliono gli occhiali, prima o poi li metterò, e noi abbiamo Jack Donna off da bottone, giochiamo 23 bui, no scusami 13 bui, e pensiamo di foldare. Allora qui come dicevo prima, per quanto riguarda il range di shove, anche quando andiamo a calcolare un call a uno shove, o in questo caso un reshove, bisogna sempre utilizzare programmi che ci supportino, perché è semplice questione matematica, quindi non possiamo andare a sensazione, esatto. Il punto è che una volta che li studi dal punto di vista matematico, poi in game puoi estrapolare dei tuoi ragionamenti per far sì che non... per non essere costretti ad aprire sempre i programmi in game, anche perché ormai una cosa che presente non si può fare, e quindi dopo un po' che vengono studiati post sessione le cose vengono automatiche. Qui quello che bisogna considerare è il range che ci aspettiamo shovi il giocatore con 4x, e penso che sia un range, considerando anche il fatto che ci sono big blind, small blind e ante di possibile dead money, è sicuramente un range contro il quale potremmo avere le odds necessarie per shovare, anzi sono praticamente sicuro. Infatti, e quindi questo è sicuramente shove. Infatti io sarei curioso, proprio da qui in poi ci sono due o tre spot abbastanza particolari, nel senso che non, probabilmente o era proprio in bolla e non voleva uscire, oppure si è nittizzato in maniera allucinante perché ha overfoldato, cioè ha foldato le mani che non sono assolutamente infoldabili. Quindi facciamo lo stesso ragionamento per la mano 112, Simone, perché folda sì, asso d'oro da qui, questa mano non si può assolutamente foldare. Sì, no, questa è ancora peggio, questa è un po' peggio rispetto a quella di prima, è un po' più chiara. Sì, questo è top range foldato con 12x, quindi questa è un po' la sensazione. Può foldare asso 4 suited, ovviamente, da UTG più 1, non può assolutamente mistare su show asso 10 S da UTG, che è praticamente 10x. Del sempre show. Queste mani qua sono un po' simili insomma nella dinamica, mi sembra un attimino chiuso, penso in attesa di andare ITM, è un po' l'errore che si fa un po' in giro, continuate a farlo perché non è che ci dispiace tanto. Poi abbiamo mano 148, arriviamo subito, eccola qua, dove invece ci troviamo con gli 8. Questo è un pochettino più complicato, anche qui mostra il suo carattere di essere un attimino più nitti, qui invece ci troviamo a foldare gli 8. Ok, c'è un open di un 45x più o meno, c'è uno shove di 6 bui e qualcosa, poco più di 6 bui, e noi giochiamo da SB i nostri 15x, 15-16 bui con 8-8. Ok, allora, qui anche senza usare programmi particolari possiamo anche andare... E arrivare alla soluzione con il ragionamento. Allora, dobbiamo considerare che c'è un open di un giocatore che ha più di 40x, e questo ci fa presupporre che stia aprendo con un range un po' più largo rispetto agli altri del tavolo. Io mi aspetto che lì apra almeno un range del 25%, quindi non mi preoccuperei molto
di lui nella mano. Ovviamente ci saranno le volte in cui andremo a resciovare e verremo chiamati da 10-10 più a SOK, però noi andremo comunque a fare i soldi contro il range di Nemo e contro la fold equity che abbiamo su ultimo. Se invece andiamo a considerare il range di Nemo con 5x, io penso che sia un range contro il quale noi giochiamo molto bene, perché andrà a sciovare tutta una serie di per inferiori, quindi io mi aspetto almeno 3-3-4-4 più, una serie di assi X, anche magari asso 7, asso 6S più, magari asso 9 off più, una parte di Broadway Suited, quindi è sicuramente un range contro il quale giochiamo bene. Questi due sono i motivi per i quali è sicuramente un reshove questa mano. Un reshove. Ok, domande qui non ce ne sono, si ride, questa è sempre una cosa bella. Andiamo alla mano 209. Quindi saltiamo una settantina di mani qui, andiamo a 209, dove invece succede qua, eccoci qua. Questa era una, più che altro, qua mi sono fricocciato sempre io tendenzialmente qui riscallo quando, soprattutto i reg sulla mia sinistra, sui fish posso pensare di open shovare, ok? Questo è uno shove deciso da mazza, cosa ci dice Simone? Allora, sì, abbiamo discusso prima di questa mano, ho detto che qua ci possono essere due diverse gestioni dello spot, perché ovviamente si può decidere o di rescollare o di open shovare. Io penso che la scelta dipenda dalle tendenze sempre dei giocatori alla mia sinistra, quindi più penso che siano giocatori passivi, questo ce lo può dire o l'AD di Old Manager o l'history che abbiamo al tavolo, più penso siano giocatori passivi, più vado a open shovare. Più invece sono giocatori che non vanno a flattare un range largo contro questo stack, sono giocatori che possono reshovare largo, più andrò a rescollare. Quindi qui non possiamo dire che mazza ha sbagliato, perché dipende dalle tendenze degli avversari. Ok. Comunque c'era una cosa interessante da far sapere agli altri. Qua abbiamo la mano 215, dove riprendiamo un po' il ragionamento che abbiamo visto prima con 7-8. Diciamo che è una mano di valore superiore rispetto a 7-8 off. Ci troviamo sempre da small blind su big blind molto deep e decidiamo di risare. Allora, aspetta che c'è una domanda interessante di ingegnere sulla mano di prima di SOK. Allora, io ho detto più sono passivi più andrò a open shovare. Passivo non vuol dire chiuso, passivo vuol dire un giocatore che fa spesso call. Un giocatore può essere anche aggressivo ma giocare poche mani, quindi non dipende dal tight, da quanto è tight, da quanto è loose, da quanto sono tight, da quanto sono loose gli avversari della nostra sinistra, ma dipende dalla passività o meno. Ok, oh, ho capito. Signore molto attento, seguo spesso il canale, però seguo le mie cavolate, adesso sentendo qualcosa di interessante. Allora, qui abbiamo deciso, dicevo, di resare. Prima di analizzare il post flop, che poi ci andiamo a mettere in un mondo sconosciuto, l'azione migliore da fare pre-flop qual è? Allora, anche qui ci possono essere due vedute. La prima è quella della limp strategy, però come dicevo prima, per ora, a meno che non sia esperienza post-flop, la sconsiglierei. La seconda è quella dell'open shove. Open shove perché? Perché in spot dove in spot in late position, quindi quando abbiamo pochi giocatori che parlano alla nostra sinistra, tutta la parte media del nostro range, quindi mani come potrebbero essere 2-2 più, 3-3 più, asso 5S, asso 4S, asso 3-2S, 9-10 suited, quindi tutta questa parte media l'andiamo a open shovare. Il motivo è questo: il primo è che andando a open shovare, calcolando sempre con qualsiasi tipo di programma possibile, risulteranno degli open shove super positivi. Il secondo è che sono delle mani che andremo tristemente a risfoldare contro determinati oppo. Ad esempio, una mano come asso 5 suited diventa molto più profittevole open shovarla in questo spot rispetto che risfoldarla. E quindi tutta questa parte media l'andiamo a open shovare in spot come può essere questo BUB o come bottone contro blind.
Ok, in ogni caso io se decidessi mai di resare non farei mai per due secco, giocherei il post flop OP con questo stack, c'è cioè un flatting range impressionante, cioè penso tipo tutte le carte che hai in mano, quindi diciamo che è un po' più di fold equity, anche se lo stack non lo permetto, ma non penso mai di resare qui io, giusto per completare, se si può dire così, quello che è stato detto. Allora, altre domande non ce ne sono, comunque Spera sta implicitamente dicendo che nessuno sa giocare post flop, forse non ha tutti i torti, ha detto questo a Sirsan. No, beh, dai, non ho detto questo. Diciamo che il post-flop è un mondo molto più complicato rispetto al pre-flop. E in più gli spot nei quali i range sono larghi sono ancora più complicati, sono ancora più complicati della media. È per quello che consiglio di evitare quelle situazioni, proprio perché ci andremo a mettere nella situazione più difficile possibile, fuori posizione in uno spot a range super largo, nello spot a range più larghi possibili che c'è in questo gioco. E quindi è una situazione che eviterei. Ok, mi sembra chiaro. Andiamo all'ultimo spot che abbiamo segnato, la mano 222, che è abbastanza semplice da analizzare. È un po' lo stesso ragionamento che abbiamo fatto, quindi non è che ci dilungheremo più di tanto. Insomma, questa mano va sciopata sempre. E con questo stack, in questa dinamica, penso sia abbastanza semplice, no, Simone? Sì, è praticamente lo Vai. stesso discorso di prima. Anzi, questo qui è un discorso simile al 7-8 off, Sì. al 7-8 off, con la differenza che qui abbiamo anche un paio di blind in meno rispetto a prima. Se era 7-8 off, shove prima, a maggior ragione shove questo jack 9 Anche off. questo, diciamo che abbiamo completato qua. Tratteniamo Simone giusto altri 5 minuti perché avrà tantissime cose da fare per rispondere a qualche domanda. Quindi fate le domande in maniera veloce, Anche in modo 10, anche 10. anche 10 minuti. Dai, ringraziamo Simone. Allora, Spera sa giocare post flop, please to speak. Meglio di please to speak, dico io, risponde lui. Io pre flop vado a casinissimo. Mi piace sta cosa, cioè, che significa? Vado a casissimo. A casissimo, a casinissimo, scusa. Vabbè, la mia vista. Beh, ieri mi ha fatto dormire alla fine, non ho capito niente. Comunque, va bene. Non ci sono domande? Ci sono domande, ragazzi? Allora, comunque, va detto che il torneo giocato da Mazza, come dicevamo prima, è un torneo giocato discretamente, non giocato in maniera, come dire, non era così brutto da come scriveva pure qualcuno criticando qualche mano. E infatti, arrivato alla fine, penso non sia un caso. Si deve soltanto, come dire, Simone, essere un po' meno nitti, che dici, innanzitutto? Sì, le uniche due cose che abbiamo notato sono le tendenze un po' troppo nitty in generale, non solo in late stage, perché abbiamo visto anche delle linee un po' troppo conservative anche in early stage, però soprattutto anche la fase bolla deve essere una fase che deve aggredire un po' di più, proprio per trovarsi dall'altra parte del manico, quindi con il vantaggio di aggredire e metterli altri in una situazione di pressione rispetto al contrario. Però abbiamo sicuramente notato che ha una buona idea dei range di open, dei range di flat, ne ha sbagliati pochi, quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Ok, ci sono le domande che adesso vado a leggere. Allora, la prima, sempre del nostro ingegnere, come potrei impostare la mia sessione di studio su Old Manager 2 non avendo altri programmi che mi aiutano a capire quale sarebbe la scelta migliore? Possiamo dare una risposta, Allora, ingegnere? sì, allora per quanto riguarda visto che stiamo parlando del pre-flop, c'è un programma gratuito che si chiama Equilab, che ti mette a disposizione delle griglie per confrontare vari range o range contro mano, per capire quanta equity ha la tua mano, quanto spesso vincerai quindi quel piatto. O se no ci sono programmi un po' più complicati, che come potrebbero essere Ichimizer o Cardrunner EV, però sono tutti programmi un po' complicati, quindi all'inizio io consiglio sempre di usare Equilab. Per buildare bankroll su PS.it è meglio Cash Game o si tengo da MicroStakes? Allora, io direi Cash Game per due motivi. Uno, che in ottica futura avrai più action, nel senso che se tu devi fare un progetto futuro, quindi considerare che farai diversi level up, arriverai a un certo punto si tengo che non c'era più action. E quindi non hai grossi margini di guadagno, mentre se incominci a impostare una carriera cash game,
oltre al fatto che migliorerai molto di più dal punto di vista del post-flop, ma comunque hai anche una, come dire, una, non mi viene il termine, in ottica futura è migliore rispetto al traffico che c'è sit&go. Come, allora io chiederei a Spera quale, con qualche consiglio di massimo per fare tanti soldi su punto it, rubare Nazzo 88 è il buon Rino Fuso, quindi non calcoliamo la sua domanda. Allora, ciao Simone, quando prendi, sono interessato al pacchetto di 10-15 ore, grazie. Ah, non sapevo fosse Nazzo 88 Rino, non conosco il suo nome e cognome, chi è? Non ho capito questo, vabbè. Comunque, per i prezzi del coaching di Simone ho contattato separatamente, questa non mi sembra la sede. Ma un miliardo ce la farete con 10 ore. C'è qualche altra domanda? Cosa ne pensi dell'Unione Italia, Francia, Portogallo, Spagna? Sono una bella squadra di calcio. Qual è un argomento? Allora, abbastanza... rispondiamo. Sì, è un argomento un po' complesso. Possiamo dire che sicuramente per i giocatori che continuano ad aggiornarsi, a studiare e che quindi studieranno le nuove tendenze. E i nuovi sviluppi del poker sarà sicuramente un vantaggio, nel senso che ci sarà una liquidità maggiore, dei field più ampi, quindi tendenzialmente più fish, più giocatori occasionali, non dai quali prendere soldi, ma dai quali sfruttare la propria edge, e quindi è un vantaggio. Di contro, per chi non si aggiornerà e per chi ora è sulla soglia del e sono ancora un giocatore perdente, quasi vicino al break even, sarà ancora peggio, perché farà il procedimento inverso, quindi piuttosto che vincere di più probabilmente perderà di più. Sta tutto in voi, in quanto studiate. Ok, c'è un saluto direttamente da Cardiff, molto ironico ovviamente. Melissa Sattami è un altro che possiamo anche non considerare. No, perché sa per sorta che non scrive, cioè sta proprio mettendo il dito nella piaga in continuazione. Ma il cash game lui è viola. Ah ok, mi sono messo peggio. Ma il cash game sarà destinato a scomparire? Penso proprio di no, assolutamente. Sicuramente online per ancora tanti anni, live secondo me reggerà ancora. Non so, sì, sicuramente. Ok, avete tempo? Una mano interessante. Se avete tempo, vi posto una mano interessante sul forbettati. Secondo te, in questa mano è più EV lo shove? Ci sta il flat? La vogliamo aprire, Simone? Oppure vai. Ok, vediamo se riusciamo a metterla. Però mi dovete dare un po' di. Ah, addirittura ci riesco. Io intanto la vedo. Ok, aspetta, io non riesco. Ok, qua però mi devo sistemare un attimo, aspettate un attimo ragazzi, perché non è così facile come sembra, soprattutto un ritardato come me. Allora, andiamo a metterlo bene nello schemino, se riesco, sono un mago, eccoci qua, ci sono, ce l'abbiamo in diretta, ecco la mano di Assist Sand, che ultimamente riesce a vincere tutti i colpi, quindi meno io si è perso sta mano con gli assi. Ok, ci siamo Simone? Sì, okay. Io l'ho già vista. Ok, io ho una video in diretta, c'è una 3-bet, la size, io ultimamente sto sizeando un pochettino più grosso, anche su TG, però insomma mi sembra giusto la size di 3-bet, c'è un forbettato e noi decidiamo per un flat. Onestamente non penso di flattare niente qui, perché flattare asso qui mi sembrano player 3, dipende poi player 3 chi è innanzitutto. E to why always me, se non sbaglio. Ok, maggior ragione, qui stiamo flattando quasi sempre solo gli assi e il pot generato diventa lo stack effettivo di gioco, quindi penso di sciovare qui for value ovviamente, di non flattare. Simone, tu che dici? Sì, allora, io se possiamo fare anche qua due discorsi, uno bilanciato e uno exploitabile. Diciamo che dal punto di vista dell'exploitabile è una move che ci può stare, nel senso che se noi sappiamo comunque che stiamo giocando contro un giocatore che non fa caso ai nostri range, possiamo anche flattare solo asso, ad esempio, non ci interessa. Sì. Però dal punto di vista del bilanciamento, questo qui è uno spot nel quale non riuscirei a bilanciare la forbet. È molto difficile, diventa molto difficile bilanciarle, quindi opterei per uno shove con,
con tutto il range che voglio giocare. Ok, ok, penso post flop, vabbè, prendo il tasto call qua, non è che poteva fare altro. Vabbè, non è un, una cosa, la notizia bella è che non è un wine. No, infatti, infatti, no, infatti mi ha stupito che non è tipo il Jack River. Jack. Il Jack era più bello, il 9 addirittura, sì. Comunque, ragazzi, penso che possiamo poi sciovare scovare un'altra cosa. E, ragazzi, allora penso che possiamo liberare Simone e lo ringraziamo di aver partecipato. Di averci dato, regalato un po' delle sue conoscenze per questa quarantina di minuti con noi, e speriamo di rivederlo presto e sicuramente lo ritroviamo ai tavoli, e niente, se vuoi rispondiamo velocemente alle domande di Gabbo e di Mattioni. Ok, se ci sono non l'avevo detto. Vai. Molto velocemente, okay. sono risposte veloci. Gabbo, no. Non c'è un modo di costruire range post flop, perché ci sono migliaia di situazioni, dipende dai range di partenza pre-flop, dalle texture, da oppo, da un sacco di cose, quindi non c'è un modo. Per quanto riguarda la domanda di Mattioni, onestamente quando mi sono confrontato molto velocemente con quattro ganci, lui mi ha detto che avrebbe avuto un calo dell'85% da rake back rispetto a quella che ha avuto prima. Ho smesso ufficialmente di interessarmi a questa cosa dei bauli, non so neanche le frequenze con le quali si aprono determinate cose, quindi non so assolutamente nulla, anche perché prima si riusciva, io con la mia massa più o meno riuscivo a portare a casa un 1000 euro di VPP, qualcosa del genere, ora è proprio una cosa, i VPP crescono come le lumache, va proprio lentissimi, quindi non so assolutamente nulla su questa cosa. Sì. Va bene, se ci sono altre domande, altrimenti penso che va bene così, anche perché come sempre quando facciamo queste trasmissioni extra noi cerchiamo di contenere il tempo per renderle visibili e come dire, digeribili anche dopo a tutti quelli che non hanno potuto assistere alla diretta. Io mi sono fatto 50 euro di rec, un bel record per Cemento, quindi VGG per tutto. Ragazzi, vi saluto, salutiamo Simone, lo ringraziamo tutti quanti, ci vediamo alla prossima, dai, stasera streaming in diretta per gli MTT, va bene? Ciao a tutti! Ciao a tutti. Ciao.